Ancora una cosa che è apparsa in questi giorni, dopo un report dell'ARPAT dove bacchetta pesantemente tutta la struttura del termovalorizzatore, sembra che l'impianto di termovalorizzazione abbia sforato già a partire dal 1° luglio 2015, quindi si aggiungono, oltre ai 30 giorni di sforamento ufficiali, altri 15 giorni. Cosa ben più grave è che nessuno ci ha avvertito e ci ha detto niente. Lo sforamento superiore di 4 volte al consentito per legge. E non è che il consentito non è niente. Il consentito di sforare, di emettere diossina, significa che puntualmente le canne del termovalorizzatore emettono diossina nell'ambiente, che piano piano si accumula nell'ambiente. Una cosa che noi non possiamo più sopportare. Questo impianto brucia da oltre 30 anni, la cittadinanza non può più sopportare una cosa del genere. Questo impianto è fuori controllo. Va fatto in modo di prendere tutti i provvedimenti necessari per fermarlo. Quindi a questo punto, se quindi noi faremo la chiusura del impianto, vogliamo chiudere questo impianto, lo vogliamo chiudere. E la conversione per mantenere anche i posti di lavoro esistenti in un impianto in linea con la strategia di Fusion Zero, un impianto di trattamento meccanico biologico, un impianto a freddo, un impianto innovativo per la filiera virtuosa dei rifiuti. Noi siamo già oltre, con la raccolta differenziata, oltre il 70%. Ci auspichiamo che tutti i comuni che vengano a bruciare qui, che sono oltre 70, facciano altrettanto. Se il percorso che iniziamo verso rifiuti zero, questi impianti sono inutili, non servono a niente. Perché già oggi, oltre a essere inutile, perché abbiamo una quota differenziata molto alta, con un po' di impegno possiamo arrivare anche 80-90%, quindi dimostriamo che già oggi si sta bruciando rifiuti da fuori zona. Assolutamente sì. E le ricadute di questo impianto non sono solo a Agliana, a Montale Quarrata, ma anche a Montemurlo. Sì, infatti lo conosciamo come inceneritore di Montale, ma lì dietro l'argine c'è Montemurlo, un campo sportivo dove tanti bambini si vanno a allenare e vanno a giocare, quindi ce l'abbiamo in casa anche noi.